Ragazzi, fellow wardens, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Ed avendo bevuto un sorso d'acqua prima di cominciare a parlare in questa puntata, probabilmente avremo già creato un file di 1,5 giga. I 60 fotogrammi al secondo in Full HD pesano decisamente più di... No, non posso fare battute sessuali su Stella. Lasciamo stare, evitiamo. La puntata scorsa penso sia stata già abbastanza eloquente. Ragazzi, devo dire la verità che la serie sta prendendo la piega che desideravo, specialmente nei vostri confronti, tanto che lo spirito del GDR2 lo vedo molto, molto bene. Cominciate ormai a parlare veramente a Maiku, nei suoi confronti e nel rispetto di come io lo gestisco. È esattamente ciò che volevo. Sono i suoi comportamenti a stordirvi, a farvi pensare o a farvi disprezzare ciò che accade. Chiaramente questo è ciò che era il mio piano fin dall'inizio, è quello che volevo trasmettervi. E quindi, fantastico, devo dire la verità che i prossimi episodi mi intrigano non poco. Nello scorso episodio, il nero, a fine video, non era la mancanza del codex. Avevo già deciso di non leggere codex nello scorso episodio, perché non avevamo fatto in realtà nulla che lo coinvolgesse. Però la parte del montaggio a cui di solito lascio lo spazio è rimasta in render e, ops, sfuggita come cosina. Phalanx. Nulla. Ma cavolo, tutti gli eventi strafighi che dovrebbero apparire con il cane, con il Mabari. Forse li ho visti tutti. No, non può essere. Ce ne sono sicuramente altri. Bene, in realtà abbiamo già parlato parecchio con tutti quanti. Oh, santo cielo, avete visto? Oh, Aleliana si stacca la testa se mi allontano. Ah, i capelli. Oh, non parliamo di frivolezze come macabri eventi di un glitch grafico. Ma ero incuriosito dal proseguire a Redcliffe, ma lo sono molto di più nel rischiare i crash e aprire il diario per quanto concerne la storia di Morrigan e Flemeth. Morrigan ha trascorso molto tempo a leggere il tomo che hai trovato nella Torre del Circolo. Tuttavia, sebbene non fosse esattamente il libro sulla magia di Flemeth che Morrigan sperava di trovare, ella ha appreso una cosa. Flemeth intende usarla per prolungare la propria vita. Hai accettato di uccidere Flemeth per conto di Morrigan. È probabile che la vecchia strega si trovi dove l'hai vista l'ultima volta. Vale la pena fare un tentativo prima di avvicinarci alla cittadella di Redcliffe. Secondo me non è affatto una cattiva idea, però so, ho dei concreti ricordi della run che feci anni fa su Dragon Age e mi ricordo che Flemeth si trasforma in un drago. Io non ho idea però se è possibile effettivamente non attaccarla. Secondo me no, ma ho fatto solo una run con Flemeth e quindi non ricordo le scelte che ho fatto e potrei essere in grave errore. Forse c'è modo di parlarle. Maikus certamente non ha intenzione di ucciderla a priori. È affezionato a Morrigan, non è innamorato di Morrigan, è affezionato, ma figurarsi se ucciderebbe per lei in questo modo. Abbiamo già discusso di come uccidere per Maiku stesso non sia esattamente quello che è per Zevran, però per ora se fosse Dungeons and Dragons sarebbe divertente, e non parlo di D&D, parlo di un gioco da tavolo cartaceo, non leghiamo tutto a D&D perché chiaramente c'è ben altra roba in giro, però mi riferisco al concetto di gioco aperto. Esattamente come la morte di Wynn sarebbe stata facilmente evitabile, qui avremmo potuto decidere di andare da soli, no? Cosa che però non conviene fare perché non ci sarebbe alcun vantaggio, però non voglio portare Morrigan in questo caso, visto che appunto ha deciso volontariamente di non venire. Andiamo così? Praticamente i tori della vittoria, solo che Zevran è equipaggiato in maniera molto rudimentale. L'ultima volta che abbiamo visto la nostra cara strega era... Behia Joan? Per caso è delinquente sospetto? È un nome che conosciamo? È giallo. Forse si può parlare. Ma non prima di un po' di loot. Mago? Perché sembra così tanto un'imboscata? Ma deve esserci una ragione per il quale è tale. Non reagiscono minimamente al mio avanzare e
cogliere piantine, il che non mi tranquillizza in ogni caso. Behia Joan, probabilmente ne ho letto il nome in alcune delle quest, forse quelle che abbiamo preso. Oh, salve. Fellow traveler of the fair lands. Are you a seeker, perchance? My packs are light, but I have a tome of strange origin. The Deus V Eternus, rumored to be the last message to a sinful world from the Maker himself. E tu ti avvicini a me con questo abito, così alla cieca. Quattro persone armate, di specie, di razze diverse, e così mi proponi questo oggetto. Ok. I have no idea what you're talking about, and neither do these large men carrying swords. Ah, ora ricordo, ecco perché c'era la frase di averne 5 copie. Sono le note per caso che abbiamo trovato, potrei sbagliarmi e potrei fare una grande gaffe a causa della mia disattenzione in questo caso, ma credo proprio di aver capito. Credo proprio di aver capito, ma certo! Non è che per caso se... non crashare. Ok. Vediamo un po'. Ecco, ne è valsa la pena. Ho perso un po' di tempo a cercare nelle mie varie note, perché non era giusto fare dell'episodio... inserire nell'episodio una dimenticanza così grave di una cosa così bella. È quello che abbiamo trovato nel circolo. Quelle pagine strappate, tutte quelle balle pazzesche dette da quel tipo per vendere questo libro, no? Ognuno di questi maghi che pensava di ottenere il potere assoluto del creatore, e ogni volta quest'uomo che gli diceva una cazzata diversa, che finiva di solito con... la scoperta di chi fosse. Behia Joam, o Hoam, come lo trovo, lo ammazzo. Sarebbe stato per Maiku forse più divertente dire che ne aveva 5 copie, perché è vero, 5 pagine, 4 maghi. A questo punto scoppiamolo. Spero che non muoia, santo cielo, fatemi aver modo di parlargli, perché a modo suo è un genio. Peccato che abbia preso in giro le persone sbagliate. Decapitato. Decapitato. Non credo avrà niente da dirci. Brutalmente decapitato, tra l'altro. Ok. Credo che Dragon Age in questo caso ci avrebbe interdetto, no? Si sarebbe intromesso nella decapitazione. Abbiamo risolto la cosa in maniera molto barbarica, a dire il vero. Peccato. Sarebbe stato incredibilmente interessante immaginare quale scusa... Wow! Una sovrana. Le ha venduti a caro prezzo. Un pugnale. Cade praticamente veramente a fagiolo questo lutto, in quanto credo che Zevran abbia un serio bisogno di pugnali di un certo livello. Per esempio, il pugnale dei corvi... ha meno danno, ma ha il più 15% di danni critici alle spalle. Ora, dovrò studiarmi un minimo come funzionano le build all'interno di Dragon Age, in quanto il danno alle spalle non è facile da instaurare quando il tuo PG non è un ladro. Credo che possa avvenire più raramente se la CPU a cercare di andare alle spalle di un nemico, se mai prova a farlo. Credo che in questo caso le tattiche possano essere molto utili. Facciamoci un giro e proseguiamo verso la capanna di Flemeth. Cercate di... non sottomettervi mai all'idea di guardare queste aree come piccoli livelli. Ok. È una sdrammatizzazione di un viaggio che dura ben più tempo. Per questo spesso il discorso che fa Maiku è: non c'è
assolutamente il tempo di giocare qui a fare i salvagatti e i pompieri dei cartoni animati. Ok. Impossibile non essere inquietati nonostante siamo a conti fatti un gruppo di persone estremamente pericoloso. Eppure, così come la prima volta Alistair era terrorizzato dal diventare un rospo, non era lui, era il suo compagno che poi è imploso durante il rituale per diventare custode grigio. Ma insomma, anche Alistair era parecchio teso. Un pelo. Flemeth, il colore la dice lunga. Ma non dovremmo saperlo, credo che sia tutto roleplay questo, si capisce comunque con chi abbiamo a che fare. Vediamo che succede. Anche solo... Ah, viviamola un po', viviamola un po'. And so you return. Armati. Lovely Morrigan has at last found someone willing to dance to her tune. Such enchanting music she plays, wouldn't you say? Oh, how interesting. Davvero sì. Speak then. You have come far, and I am nothing if not hospitable. Questo è vero. Ecco, questo mi interessa, è un'ottima risposta, Michael. Morrigan vi vuole morta. E forse per un buon motivo. Oh, there are many, many reasons to kill Flemeth. More than you know. But if I am to guess, I would say Morrigan has discovered something. Something shocking that requires her defense. Yes? Ah, but it is an old, old story. One that Flemeth has heard before, and even told. Let us skip right to the ending, shall we? Do you slay the old wretch as Morrigan bids, or does the tale take a different turn? È molto strano che parli di sé in terza persona. Devo dire la verità. Però, francamente, uccidere alla cieca, che sembra quasi quello che vuole invitarci a fare. O è talmente sicura di ucciderci che vuole semplicemente buttarci a un macello. Oppure, non capisco perché giocare in questo modo con la sua vita. Però, voglio soltanto la verità. Che appunto riguarda un segreto magico piuttosto interessante. Piuttosto interessante. Flemeth? The truth! As if it were nothing. How like a man. No, no. Far better the lie. Far better the comfort of blankets and shadows and a mother's love. Morrigan wishes my grimoire. Take it as a trophy. Tell her I am slain. Tra l'altro avete notato che ha specificato che siamo maschi. Mi incuriosisce da morire. Cosa avrebbe detto altrimenti? Però... che ne sarà di voi? Per quale ragione dovrei... Qui si tratta proprio di tradire una fiducia che potrebbe essere anche importante o comunque lasciare in pericolo, visto che lei è molto losca e non ci sta certo dicendo no, non è vero, non farei mai una cosa del genere. Ah no, quel grimorio è falso. Ah, questa è una leggenda un po' fasulla. No, ha detto è meglio far finta di essere mamma e poi mangiare Morrigan. Cioè, calma, calma. È un po' tesa l'aria, un po' tesa. I go. Perhaps I surprise Morrigan one day. Or I may simply watch. It would be interesting to see what she does with her freedom. Enlightening, even. Would you give an old woman that? Oh, queste parole sono complesse. Sono complesse da interpretare per Maiku. E anche per me, a dire il vero. Sembra davvero volerla lasciare libera. La sorpresa che intendeva non era certamente quella della trappola del topo, era di ehi, non sono morta come pensavi, e ucciderla, probabilmente, ma in modo emotivo. Molto strano. Abbiamo discusso poc'anzi del discorso sull'omicidio di Maiku, di come la vede, e del suo interesse per la magia. Lui stesso vorrebbe essere nei panni di Flemeth, probabilmente. A dire il vero. A modo suo, sotto un lontanissimo punto di vista, potrebbe diventarlo. We believe what we want to believe. It's all we ever do. Potrei farlo. It's far easier this way, don't you think?
The lies are always more fun. Oh, I don't know. Random violence can be fun. But this is good too. Yes, fun. Tricking Morgan. Oh, who am I kidding? That does sound fun. I'm a bad man. The book is inside the hut, with notes and spells enough to make even Morrigan blush with delight. Man. You and I will not meet again. That I guarantee. E questo in qualche modo ci potrebbe anche assicurare rispetto alla psiche di Maiku. Io e voi non ci rivedremo mai più, ve lo garantisco. Potrebbe implicare più che serenamente il fatto che se non lascio Morrigan sola, lei non si fa viva. Oggetti ricevuti. Change your mind already. I change knickers less quickly. No. Non ho assolutamente cambiato idea, ma se siete qui non siete scomparsi in una bolla di fumo? Wouldn't we all, alas? Davvero? Niente? Back to this again. Sabers rattling and jaws firmly planted on the floor. Oh, do something. Then do leave an old woman in peace. So many visitors. Next they'll be putting in a road, maybe an inn. Ci ha dato la chiave, evidentemente. Wow. Qui è dove ci siamo risvegliati dopo Ostagar. Oh. Stavo per dire che bello, ci sono degli insetti nella stanza. Invece no, è uno schifoso insetto che è dentro il mio monitor che si muove. Non è un render particellare all'interno di Dragon Age Origins. Non è neanche una texture bidimensionale messa in una certa prospettiva. Sul serio, ragazzi, ho un insetto dentro al monitor. Dietro, come se fosse un vetro. Sì, c'è lo spazio per degli insetti, sì. E si muove, ed è incredibilmente fastidioso. Yes. Oh. Vesti della possessione è una bruttissima parola, al punto che potrebbe anche essere divertente pensare che sia nata da questa alcune dei miti a riguardo. Però nel grimorio di Flemeth c'era scritta questa cosa, quindi credo che ci sia un fondo di verità piuttosto serio. È mostruosamente forte. Dono, il grimorio di Flemeth, molto più bello di quello che abbiamo preso prima. Chiaramente, perché è ciò che diede lei al circolo. Un libro antico ma ben tenuto, rilegato con cuoio di dubbia provenienza. Aia. Le pagine odorano di erbe e di fumo di legno. Un'intricata cucitura sulla copertina raffigura un albero senza foglie, il cui aspetto spoglio lo rende stranamente minaccioso. Altro? All right. Un arco corto, assolutamente privo di interesse, che tra l'altro è molto bello che ci sia, a differenza di questi crani. Torniamo, lasciamola sola. In realtà per qualche ragione a Maiku comunque Flemeth la infastidisce, non prova rispetto sincero per lei, anzi, magari rispetta quello che potrebbe rappresentare, ma non le piace, si comporta in maniera veramente troppo sgradevole per lui. Non è il tipo di egocentrismo che lui potrebbe mai apprezzare. Infatti, in realtà, il discorso su ciò che rende interessato Maiku alla persona lo faremo presto, probabilmente in un prossimo episodio. Qui stiamo già parlando abbastanza di lui, ma credetemi, ha una certa psiche nei confronti di ciò che ritiene amico, che è complessa, ed è il motivo per il quale inizialmente non ha preso in contropiede Zevra. Appunto, ne abbiamo un po' accennato. Ok, devo dargli l'oggetto. Mother's real grimoire, is it? I am glad you were able to find it after all. My thanks for retrieving it. I shall begin studying it immediately and unlock the power that it holds. Wow, non ha fatto mezza domanda. Era così eccitata all'idea. Ottimo, sono soddisfatto, molto, non avrei gradito mentirle, nonostante sarebbe stato piuttosto ovvio. I have something for you. Davvero? Cosa vuoi dire? I mean that I have a gift for you. 'Tis a ring. Now before you get any foolish notions, let me explain.
Flemeth once gave me the ring because it allowed her to find me no matter where I went, in case I was ever captured by hunters. I disabled its power as soon as we left the wilds. Recently, however, I thought to change it. Now, I will be able to find whoever wears it instead. Non ci posso credere. La miglior tsundere di Dragon Age. Davvero? Cosa ti fa pensare che io lo voglia? It is not to track you, you understand. I believe you are too important to risk. If you were to get captured, however, it would be far easier to find you with this. Oh, certo. Sono lieto di vedere che ci tieni tanto, Morrigan. Now you are mocking me. Do you wish sì, the ring or not? Esatto. I am tempted to simply keep it. Stupenda. Stupenda. Sì. Da qui. Then here, take it. And let us not speak of it further. Stupendo. Oh, si è offesa. Si è offesa tantissimo. L'ha disapprovato. Stupenda. Veramente. So, full of questions, are you? Però sorride, appunto. Non apriamo l'argomento adesso, va tutto così incredibilmente bene. Che roba, che roba. Bene, abbiamo uno zaino vuoto, abbiamo il party felice, possiamo tranquillamente goderci il viaggio verso Redcliffe. Però, stavolta, finalmente con Morrigan, la quale potrà equipaggiare il suo più che felice abito della mamma, quasi, potremmo dire, anche se non è così, mi rendo conto. Redcliffe, un villaggio di pescatori. Rough travels out here, eh? We even saw Darkspawn on the way in. È la versione brutta di Alistair, quest'uomo, smuntissimo. Che succede? Right, Darkspawn. We killed a whole band of them on the way up from Lothering. We're delivering a message to the Chantry in Denerim. You? Oh, giusto. Ah, vero. Abbiamo preso una quest. Oh. We saw a blood mage down near the Brazilian forest. We're off to tell the Chantry about him. State decisamente mentendo. Non esiste nessuna magia del sangue che dovete avvisare di combattere qui. Ecco qua. Questa missione me la ricordo, è falsa testimonianza. Nope, nope, nope. I thought you said... Wait, you're serious? Decisamente intimidire qui. Voltatevi e tornate a casa. Hey, no need to get pushy. We were just in it for the experience. E non funziona così. Ok, ma per fortuna che non ho fatto gaffe in questo caso. Hai rintracciato gli avventurieri e fermato la loro discutibile testimonianza. Torna dal collettivo dei maghi per riscuotere la ricompensa. Poi abbiamo appunto i luoghi di potere. Questa è una quest secondaria in cui bisognerà viaggiare, ma prima dovremo fare la quest di Orzammar, quindi andremo alle vie profonde. Missivi di congedo. Perfetto. Denerim. E poi... Cavolo, c'è roba da fare, eh? Ma... Per ora proseguiamo. Ah, sti furbetti. Molto bello, avete visto come è organica la cosa? Come si prosegue in maniera organica in Dragon Age. Perfetto. Io un quick save lo faccio molto volentieri. È incredibilmente simile allo Zevran di Dragon Age 2. Nonostante però il colore dei capelli sia troppo acceso, troppo saturo. Thomas, il losco figuro dello scorso episodio. I thought I saw travelers coming down the road, though I scarcely believed it. Have you come to help us? Non so se hai visto l'armatura che porto, dovresti svenire solo a guardarla. Diciamo che fondamentalmente in un gioco di ruolo cartaceo soltanto il nostro equipaggiamento creerebbe veramente molto caos, ragazzi. Molto caos. Eh sì. Oh. Then you don't know. Has nobody out there heard?
Avete visto che espressioni marcate nonostante l'anzianità del titolo? Beh, sì, ho sentito dire che è malato, se è ciò che intendete. He could be dead for all we know. Nobody's heard from the castle in days. Questo è un po' peggio. Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. Everyone's been fighting and dying. Questo è molto well, peggio. Just typical, isn't it? Apparently everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. We've no army to defend us. No Arl and no king to send us help. So many are dead. And those left are terrified they're next. Hold on, what is this evil that's attacking you? I don't rightly know. I'm sorry, nobody does. I should take you to Ban Tegan. He's all that's holding us together. He'll want to see you. Ban Tegan, Arleman's brother. Sì, sì, a lui mi posso anche affidare. If you'll come with me. Esiste una mod di Dragon Age su PC che permette di pulire la dentatura dei personaggi, che ritengo anche una cosa molto sciocca da fare, perché potenzialmente è l'unico vero difetto delle serie cinematografiche del genere, in cui gli attori vengono chiaramente resi più belli di quello che dovrebbero essere, ed è un peccato, mentre qui hanno fatto la giusta scelta di rendere realistico il tipo di poca possibile pulizia in alcune parti del corpo, ovviamente, per l'epoca di questo fantasy, tra virgolette, molto grosso. Thomas, yes? And who are these people with you? They are obviously not simple travelers. Decisamente. No, my lord. They just arrived, and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rhaenysphere, brother to the Arl. I remember you, Ban Tegan. Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Covered in mud? Alistair? It is you, isn't it? You're alive! This is wonderful news! Still alive, yes. Though not for long, if Tern Loghain has anything to say about it. Indeed. Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things. È bellissimo vedere in realtà in queste, tra virgolette, di nuovo cutscenes, Alistair con l'armatura dei Custodi Grigi. È veramente bello, un bellissimo simbolo. Ok. Perfetto. So già tutto. No, non siamo morti tutti. So you are a Grey Warden as well. A pleasure to meet you. I wish it were under better circumstances. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. What a remarkable coincidence. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. In questo caso, ad essere onesti e pratici piuttosto che emotivi, forse è la situazione giusta in cui averci incontrato, no? Continua. They hit again the next night. Each night they come with greater numbers. Perché? With Caelan dead, Rogan starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. Alistair, I hate to ask, but I desperately need the help of you and your friends. It isn't just up to me. Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arl Eamon. Rimane decisamente il fatto che però a me di questa persona non importa, ho sulle spalle qualcosa di un pochino più serio. Ora però, forse con una risposta un po' secca, nonostante sia sgradevole da dare, potremmo ricevere da parte sua la comprensione che non stiamo qui a fare i buon samaritani, siamo qui invece dei Custodi Grigi perché c'è un flagello. Isn't it? You're a Grey Warden seeking Eamon's help. He simply needs your help first. What do you say? È perfetto. Esattamente il tipo di reazione aggressiva ma corretta e coerente che desideravo. Ho delle domande prima però. By all means. Molto bene. Uno. Questo non può saperlo, ha soltanto un presentimento. Però questo è intrigante e utile per il progetto di salvare questa persona. The castle is closed to us, its doors barred. We could storm it certainly, but what would that accomplish?
Our numbers are too few. We cannot throw men at the castle walls when they are needed to protect the village. Ma adesso avete due maghi. Ho sentito abbastanza. Then you will help us? Sì. How pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think we had enough to contend with elsewhere. Ne vale la pena, Morrigan. Thank you. This means more to me than you can guess. Thomas, please tell Murdoch what transpired. Then return to your post. Yes, my lord. Ah, quello che serve è riconoscenza per noi. Before night falls, I put two men in charge of the defense outside. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. Perfetto. Very well. Luck be with you, my friend. Molto bene. Morrigan, non ci rimaner male. Capisco perfettamente quello che intendi dire, ma qui abbiamo a che fare con una riconoscenza di persone piuttosto importanti, il che ci porta a pensare che potremmo averne un duplice beneficio. Sono molto curioso di sapere se l'anello di Morrigan è un effettivo equipaggiamento. Vediamo un po'. A quanto pare no, giusto? No, non sembra un equipaggiamento indossabile. Avrei volenterissimamente sprecato uno slot di anello, sapete? Davvero, l'avrei fatto. Allora, vesti della possessione. Oh, nessuna differenza estetica. Probabilmente perché hanno voluto render possibile avere la Morrigan originale con delle caratteristiche molto più interessanti. Capisco perfettamente la decisione. Bene, abbiamo tutte le passive utili, ma non credo che dovremmo combattere qui, quindi... guardiamoci in giro. Let us pray. Blessed art thou who exists in the maker's sight. Blessed art thou who maker bless you for helping us, futile though it may be. Who seeks his return. Non è quello che serve adesso. I'm scared, mother. One of the bad men coming. Soon, darling. Don't worry. Everything will be all right. But I want to go home. Where's father? Tristezza però, mamma mia. Going. Bene, bene, codice aggiornato. I guess so. Lei ha un nome. Good day. You're a Grey Warden, right? Were you in Ostagar? In the Kokari Wilds? My husband and son went there to bring the Chant of Light to the Chastened. Oh, cavolo! But I haven't heard from them since. È lei! È Getta, sì! Non ci posso credere. Vi ricordate nei primi episodi? Oh. I am. You've heard of me? No, ho letto di voi. I thought that might be the case. Thank you for telling me. Oh? Oh, his lockbox! If you're bringing me this... Oh, no. I'm sorry. Thank you so much for bringing this to me. It means a lot to... Maker's blessings upon you. Beh, non poteva essere altrimenti. Sorry. Am I bothering you? I'll try to be more quiet. Eri piuttosto silenziosa comunque. Non mi state disturbando. I shouldn't be such a crybaby. With mother gone now, I have to be brave. I can't help myself. I'm so frightened. Those things dragged my mother away. I don't know what happened to her, but I hear her screaming all the time, everywhere. And now my brother Bevan, he ran off. I don't know where he is. I'm so scared they got him too. Beh, fatevi un po' di forza. La situazione è drammatica per tutti. Adesso andremo a spaccare un po' di culi, quindi... Hang on. I understand, I do. I'm just so afraid for him. Silence, girl. Do you want the children to hear you? But night is coming. The monsters will return and... Winter is coming. Ah, what a lovely little fishing town. You
can almost smell the desperation of the local gentry, no? Bene. Ci troviamo dinanzi quindi alla quest di Radcliffe. Abbiamo anche tra l'altro un controllo di level up da fare sui personaggi probabilmente. E molto presto anche Mike salirà. I guess this might be the last night after all. The king isn't coming. Nobody is. So what can we do? Leave? Try to get out of the village? And abandon everyone? No, we fight. We've no other choice. Guardate quanto è vivo, Il popolo. Mi fa percepire moltissimo la sua situazione. Il fatto che siano persone. È bello sentire queste voci, poter leggere anche nella nostra lingua madre ciò che dicono quando l'audio non aiuta. Ragazzi, Codex. Avevamo trovato questo pezzo di carta che è molto interessante perché è un riferimento a una tipologia di piccolo gruppo underground che farà... avrà un suo ruolo più importante in Dragon Age Inquisition ed è molto carino vederne le basi già adesso. Amici di Jenny la Rossa, Red Jenny in pratica. Non si era mai detto che sarebbe stato un compito facile. Avevi detto che saresti riuscita a entrare nella Torre del Circolo e sei stato creduta. Sei stata creduta. Trova la scatola dipinta nell'ufficio del primo incantatore Irving e consegnala oltre la porta contrassegnata a Denerim come concordato o preparati a essere inseguito per tutto il Ferelden. C'è un abbozzo di mappa di molte porte. Bisogna collocarvi sopra la scatola per escludere le piste false. Abbiamo vari aggiornamenti? Zevra. Interessante. I corvi vi mandano i loro saluti. Aggiornamento. Zevran era il corvo assunto da Loghain per assassinare Alistair e Maiku. Dopo aver fallito per due volte, però, si ritrovò alla mercé delle sue presunte vittime. Gli mostrarono pietà, inaspettatamente, e in cambio lui giurò di aiutare i custodi nella loro missione di porre fine al flagello. Zevran mostra una certa affinità con gli aspetti più delicati della vita, cosa alquanto tipica per un corvo di Antiva. Ma il suo apprezzamento può essere più poetico di quanto lui non lasci trasparire. Una semplice barra d'oro o d'argento rifinito, non modificata dal martello di un artigiano, è preziosa ed elegante. Ah, interessante. Hanno... possibile che ci abbiano aggiunto... questo codex è stato aggiunto in automatico, nonostante non abbiamo combattuto Flemeth in una certa forma, o perché abbiamo incontrato quel drago all'interno del circolo? Per maturare i draghi femmina impiegano molto più tempo delle loro controparti maschili. Però quindi quello del circolo, immagino. Perché Flemeth non è un drago, credo. Raggiunta l'età adulta subiscono una sorta di metamorfosi. Ma mentre i maschi perdono l'uso delle zampe anteriori, alle femmine cresce un terzo gruppo di arti con la funzione specifica di ali. Le giovani femmine percorrono grandi distanze per cercare un luogo adeguato dove costruire il nido. A causa delle loro abitudini nomadi, questi sono i draghi incontrati più di frequente dagli uomini. Wow, i comandamenti del creatore? Ci tocca, eh? Ci tocca. Queste verità il creatore mi ha rivelato. Così come c'è un solo mondo, una sola vita, una sola morte, esiste un solo unico Dio, ed egli è il nostro creatore. Chi dedica il proprio amore ai falsi dei è un peccatore. La magia esiste per servire gli uomini, non per governarli. Stolti e corrotti sono coloro che hanno usato il suo dono per rivolgerlo contro i suoi figli. Essi verranno chiamati Maleficarum, i maledetti, e non troveranno pace in questo mondo né oltre. Tutti gli uomini sono opera delle mani del creatore, dagli schiavi più infimi ai re più nobili. Chi reca danno senza provocazione all'ultimo dei suoi figli verrà odiato e maledetto dal creatore. Chi dà falsa testimonianza e opera per ingannare gli altri, sappia questo, esiste una sola verità. Tutto è noto al nostro creatore ed egli giudicherà le loro menzogne. Tutte le cose del mondo sono finite. Ciò che un uomo guadagna, un altro lo perde. Quelli che rubano i loro fratelli e sorelle danneggiano le loro vite e la loro pace interiore. Il nostro creatore giudica tutto questo con cuor severo. Uno
1-5, però non so se è letteralmente... Sì, probabilmente è veramente l'anno. Si tratta praticamente veramente della stele dei comandamenti. Wow. Beh, ok, questo mi interessava molto di più. E infatti è molto impegnativa come lettura. Possessione demoniaca. Perché i demoni cercano di possedere gli esseri viventi? Abbiamo letto più cose al riguardo, comunque, già adesso. La storia sostiene che si tratti di spiriti maligni, i primi figli del creatore, infuriati con lui per averli abbandonati e gelosi delle creazioni che egli considerava superiori. Essi osservano dall'altra parte del velo gli esseri viventi e non capiscono ciò che vedono, eppur bramano di diventare come loro. Essi desiderano la vita, trascinano i viventi attraverso il velo mentre dormono e si avventano sulla loro psiche con gli incubi. Tutte le volte che possono, oltrepassano il velo per giungere nel nostro mondo e impossessarsene direttamente. Che è la cosa più brutta, immagino. Sappiamo che tutti i demoni cercheranno di possedere un mago, dando così vita a un abominio. Quello che la maggior parte del mondo non sa è che la forza di un abominio dipende completamente dal potere del demone che possiede il mago. Questo vale per tutte le creature possedute. Ogni demone è diverso dall'altro. È possibile, per esempio, classificarli. La suddivisione operata dall'incantatore Bram sulla base della porzione di psiche che attaccano principalmente viene utilizzata sin dall'era della torre. Secondo Bram, i demoni più deboli e comuni sono quelli dell'ira. Essi sono i meno intelligenti e i più soggetti a violenti scatti di ira, bla bla. Queste sono cose che comunque vengono ripetute per completezza, no? Contro qualsiasi creatura vivente. Consumano le loro energie rapidamente e i più potenti mostrano una forza... Aspetta un secondo, non è che per caso... Queste informazioni sono felicissimo di leggerle, ma le abbiamo già lette. Eppure questo codex l'abbiamo ottenuto adesso. Possibile che sia stato aggiornato in qualche modo? Perché, guardate, no? È una bellissima classificazione, ma di demoni che abbiamo già letto. Però forse non l'abbiamo letti secondo l'opinione di Bram. Quindi poi ci sono i demoni della fame, all'interno di un ospite vivente diventano cannibali e vampiri. Ah, mentre nei morti si cibano dei vivi. Gli zombie. Interessante. Hanno il potere di assorbire sia la forza vitale sia il mana. Poi i demoni della pigrizia, i primi della scala di Bram, in possesso di una forma di intelligenza. Perfetto. Desiderio, quelli un po' più cazzuti, che fanno appunto patti ingannevoli con gli esseri umani e hanno controllo mentale. E poi ci sono quelli dell'orgoglio. Praticamente Ulthred, quello che abbiamo distrutto poco fa. Si tratta delle creature più temute che vagano per il mondo. Maestri della magia e in possesso di un'intelligenza superiore sono i veri cospiratori, coloro che cercano più di tutti di possedere i maghi, pronti a portare numerosi altri demoni attraverso il velo per raggiungere i loro scopi. Anche se non è mai stato scoperto ciò che potrebbe succedere in questi casi. Un demone dell'orgoglio superiore, portato dall'altra parte del velo, minaccerebbe il mondo intero. Il che, per quanto mi riguarda, è più che seriamente una possibile trama bellissima per un Dragon Age 4, una cosa del genere. Calendario del Thedas. Per la maggior parte della gente comune, i dettagli del nostro calendario non servono a granché. Sono utili solo per stabilire quando si terrà la festa del giorno d'estate, quando ci si aspetta l'inizio delle nevicate e quando il raccolto deve essere completo. I nomi assegnati agli anni sono una faccenda per gli storici e gli esattori delle tasse, e pochi sarebbero in grado di dirvi perché l'era attuale è definita Era del Drago. Ci troviamo nell'era del drago 930. Oh, oh! Figo. Abbiamo una bellissima conferma. Il 30° anno della nona era dall'incoronazione della prima divina della Chiesa. Ciascuna era dura esattamente 100 anni e il nome della successiva viene scelto nel 99°. Gli studiosi del Vario, loro io, avvisano la Chiesa dei prodigi osservati in quel 90° anno e nei mesi precedenti all'annunciazione anche questo l'avevamo letto. O dei flash. Servirebbe un tool che faccia capire quando qualcosa viene aggiornato. Allora, l'era in corso non doveva essere quella del drago. Mi ricordo di averlo letto nello scorso episodio. Sì. Molti quindi pensano che l'era del drago rappresenta un'epoca di violenza e di drammatici cambiamenti per tutto il Thedas. Solo il futuro ce lo dirà. Sì, decisamente, questo abbiamo letto. Assolutamente. Interessante però, eh? Radcliffe. Questo invece non l'abbiamo letto sicuramente, perché ci siamo arrivati adesso. Re Calenhad Thayrin una volta disse: il destino di Radcliffe rappresenta quello di tutto il Ferelden. Sicuramente il castello è la prima e ultima difesa per l'unica rotta
via terra che porta al Ferelden e il paese non è mai caduto in mano a una forza che non avesse prima catturato Redcliffe. Ah, ovviamente, è un posto geograficamente molto interessante. Il castello, che nonostante sia stato preso 3 volte, viene descritto come inattaccabile, difende inoltre una delle più grandi e fiorenti città del Ferelden. Il villaggio di Redcliffe si trova vicino al passaggio montano che porta ad Orzammar e al confine orlesiano, ciò che permette a Redcliffe di fungere da centro per il commercio con gli altri paesi. Ciò permette a Redcliffe. Per questo motivo è considerata un'arlea, e nonostante le sue dimensioni ridotte. Gli abitanti del villaggio sono soprattutto pescatori o mercanti che distribuiscono merci naniche attraverso il passo da Orlé a Denerim. Quando in certe mattine del tardo autunno l'intero villaggio puzza di pesce affumicato, i mercanti nelle loro ricche vesti fanno di tutto per negare l'evidenza. E noi dobbiamo salvare una certa persona in questo villaggio.